Cominciamo questa trasmissione con una bella precisazione. Chi parla è Francesco Metta, nato a Cerignola il 16 ottobre 1951, e delle cose che dico io mi assumo la più totale ed esclusiva responsabilità. Amici miei, buongiorno a tutti. Consultando il mio povero taccuino, mi sono accorto proprio stamattina che ero in debito e sono in debito con voi di un commento a cui dedicheremo questa trasmissione di sabato al Consiglio Comunale convocato per discutere e auspicabilmente risolvere le criticità che si registrano all'ospedale Tatarella. Allo stato dell'arte, direbbe la nostra Presidente del Consiglio, che si esprime così, le criticità allo stato dell'arte. Quale sia l'arte ve lo spiegherò poi in chiusura di trasmissione quando ci ritaglieremo 5 minuti per farci una risata. Questo Consiglio Comunale ha avuto una vita travagliata perché, vi ricorderete, fu convocato una prima volta, sempre nel mese di aprile, ma fece una brutta fine, o meglio, non fece una brutta fine, non fece nemmeno l'inizio. Perché? Perché tutte le persone invitate che dovevano discutere di queste criticità non si presentarono. E per la verità non si presentò nemmeno il sindaco, che poi, insomma, quando con i tempi suoi riuscì a raggiungere il Consiglio Comunale, disse: scusate, me ne ero dimenticato del Consiglio Comunale. E giustamente, insomma, mi può pensare pure al Consiglio Comunale, anche perché mi stavo facendo un paio d'ore di giusto pisolino, vuoi fare del meno, un paio d'ore al giorno di pomeriggio, farti un riposino. Ai tempi miei non si dormiva nemmeno di notte, vabbè, ma comunque questo è il sindaco che si sono scelti e se lo tenessero. Quindi il primo consiglio comunale fu un totale fallimento, però la luminosità, la lampadina, sua legalità, disse però che il Consiglio Comunale si sarebbe riconvocato, appunto, come tengo scritto qua, il 27 di aprile, sempre per discutere allo stato dell'arte, dice l'avvocatessa presidente del Consiglio Comunale, la signora Di Tommaso, allo stato dell'arte le criticità dell'ospedale Tatarella. Voi sapete che la sanità non è una materia di competenza dell'amministrazione comunale, che rispetto alla sanità ha poteri pari a zero. Però questo consiglio fu convocato, fra l'altro, da loro stessi, perché alla presenza di Piemontesi, alla presenza di Emiliano, alla presenza del direttore generale della ASTRO, alla presenza del direttore sanitario dell'ospedale Tatarella e alla presenza di tutti i consiglieri comunali, allo stato dell'arte si dovevano focalizzare le criticità, almeno focalizzare le criticità, non dico risolverle, ma individuarle e prospettare eventualmente una soluzione. Come è andato il Consiglio Comunale del 27 aprile? Probabilmente lo sapete tutti, però permettete di ripetere. La famosa filiera istituzionale, siamo tutti amici, dal presidente della regione fino al direttore generale, siamo tutti amici, tutti dello stesso partito, quindi togliete quelli che non hanno partito e mettete a noi che abbiamo il partito, risolveremo tutti i problemi. Michele Emiliano, naturalmente, come era facilissimo prevedere, io l'avevo detto prima,
non si è presentato. Non solo non si è presentato, non è che ha avuto un'intossicazione da cozze pelose, un mal di pancia, una diarrea improvvisa, no. Proprio non ci ha cagato proprio, scusate, diarrea, cagato, insomma, è un po' tutto in quell'ambiente, è un discorso cessocentrico. Ma non si è nemmeno presentato, non ha fatto nemmeno, non so, un telegramma, una lettera di scuse, niente di niente. Forse perché Bari è lontano. Piemontese vicepresidente doveva al limite venire da Foggia, un po' più vicino, ma non si è presentato nemmeno il vicepresidente. Saranno venuti i consiglieri regionali di maggioranza, quelli che sono venuti a Cerignola a chiedere i voti, anche emiliana, anche piemontese a chiedere i voti, ma nemmeno questi si sono visti. Praticamente dei consiglieri regionali erano presenti Napoleone Cera, il figlio di Angelo Cera, ed era presente De Leonardis. Tutti e due consiglieri di opposizione che hanno avuto il buon gusto di accettare l'invito e di presentarsi, gli altri assenti e assenti ingiustificati. Questo che cosa significa? Due cose. Primo, che Bonito non conta niente, è il due di coppe quando briscola e denari, proprio zero. Secondo, che queste persone di voi non se ne fregano niente. Michele Emiliano, piemontesi, di Cerignola, dei cerignolani, del fatto che voi non avete un ospedale efficiente, del fatto che voi vi lamentate della sanità, non gliene frega niente. Vengono in periodo elettorale, vi chiedono i voti, si prendono i voti, se ne vanno e di voi non gliene frega più niente. Dici, ma dovevamo fare questo consiglio comunale per scoprire questa cosa? No, sinceramente io, se mi chiedevate 10 anni fa, ve l'avrei detto tale e quale. Il problema, sapete qual è? Che siete voi che non vi rassegnate. Dico un voi generico, faccio ovviamente le scuse a quelli che non sono ricompresi in questa categoria di pingoni assoluti, ma siete dei pingoni, cioè credete ancora alle favolette, non avete imparato niente dalle esperienze del passato. Michele Emiliano lo rivedrete a Cerignola il giorno in cui dovrà venire qua a chiedere i voti a tutti, a quelli del PD, a quelli delle liste civiche, a tutti quanti. E siete dei pingoni, sarete dei pingoni se la prossima volta cascate nella stessa truffa di carattere elettorale. Perché vedete, io mi posso dispiacere quando un poveretto, magari una persona anziana come me, viene imbrogliato da un abile truffatore, speccato, ci ha creduto, un po' per l'età, un po' perché non è molto sveglio, ci ha creduto e ha avuto un danno. Una volta, due volte, ma poi basta. Poi non è più il truffatore elettorale, la colpa è la vostra, che ve ne andate appresso. Ma garantito, io mo vorrei sapere, tutti quei cerignolani, non li voglio nominare perché sennò poi facciamo polemiche, non mi servono, tutti quei cerignolani che si abbracciavano a Michele Emiliano, abbracciavano, insomma, provavano, perché abbracciare Emiliano ci vuole un 10+10. Che fine hanno fatto? Dove stanno tutte le varie liste di Michele Emiliano, gli esponenti politici cerignolani che
aderivano al disegno politico di Emiliano. Il disegno politico di Emiliano era fare il presidente della regione, visto che non lo vogliono da nessun'altra parte. Lui voleva fare il segretario del PD, Piombo, voleva fare mille altre cose. Mi hanno detto pure che voleva fare il ministro, ma non l'hanno voluto da nessuna parte. Finisce prossimamente il suo mandato, dobbiamo trovare un modo per aiutarlo a continuare una carriera politica che però per la verità è già finita. E contano su di voi, sul fatto che voi non avete memoria di quelli che vi hanno imbrogliato. E vi hanno imbrogliato. Vi ha imbrogliato Michele Emiliano. Vi ha imbrogliato Piemontese, a cui abbiamo dato un bel po' di voti a Cirignò. Abbiamo dato, avete dato voi, io no. Ma scusate, a questo proposito cominciamo a fare un piccolo sorriso. Solito battibecco perché Piemontese non gira e quindi diciamo che qualcuno ha voluto ricordare al sindaco che è bollito, ma è bollito veramente, non a chiacchiere, che Piemontese era un grande amico suo. Apriti cielo. Chi lo conosce a Piemontese? Perché? Perché dopo le elezioni, niente, hanno fatto una lite Piemontese con Bonito, Piemontese si lamentava di qualche cosa, eccetera. Bonito dice, io sono Francesco Bonito, hanno litigato. Adesso non lo conosce più a Piemontese. Quando dai banchi dell'opposizione qualcuno ha detto, sindaco, Piemontese tu eri tanto innamorato di Piemontese che hai proposto di dargli la cittadinanza onoraria a Piemontese, la cittadinanza onoraria. Boh. Io, bugiardo, falso, truffatore, apro parentesi, il sindaco può insultare tutti quanti perché è vietato fargli le querele. Chi gli fa le querele deve sapere che la sua querela sarà archiviata. Perché è intoccabile. I motivi li sapete. E ha detto queste cose. Sei un falso, sei un bugiardo. Quando mai? Quando mai? Bollito mio, con o senza salsa verde di contorno. Il web non dimentica nulla, purtroppo, per te e per quelli come te. 2 minuti dopo sono usciti i post che aveva scritto Bonito su Piemontese con la proposta di dargli la cittadinanza onoraria di Cirignò, perché Piemontese per Cirignò ha fatto tanto. Non so dirvi che cosa, ma ha fatto tanto e dovevamo dargli la cittadinanza onoraria. Se ne era dimenticato. Ma voi pensate, no, quello ha detto così perché non gli come. No. Se ne è dimenticato, se ne dimentica, ha preso appresso. Oggi dice che Piemontese deve avere la cittadinanza onoraria, domani se ne scorda e dice che Piemontese è un pezzo di fetente che è ingrato e non ha partecipato a questo consiglio comunale. Ma non ha partecipato nemmeno la maggioranza del consiglio regionale. Dice, vabbè, comunque ha partecipato la ASL. Uchi, un infermiere stava in mezzo al pubblico che si trovava passando. Questa è la rappresentanza dell'ASL. Direttore generale, niente. Direttore sanitario, niente. Quindi questa convocazione del Consiglio Comunale a che cosa è servita? A niente. O meglio, è servita, 5 minuti, ci facciamo 2 risate. A farci fare appunto 2 risate. Andate a riguardarvi l'alta eleganza, la raffinatezza della interlocuzione del Presidente del Consiglio, che io chiamo la Palisse, ma in realtà si chiama di Tommaso. Ecco, vedete un poco come si esprime. Possiamo procedere? È già intervenuto il consigliere. Era stata aperta la discussione. Lo conosci tu? 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 Lo conos
Possiamo procedere? È già intervenuto il consigliere. Era stata aperta la discussione. Lo conosci tu. Ma vattene, possiamo procedere? È già intervenuto il consigliere. Era stata aperta la discussione. Lo conosci tu. Ma vattene, possiamo procedere? È già intervenuto il consigliere. Era stata aperta la discussione. Lo conosci tu. Ma vattene, questo è il livello della presidenza del consiglio. Ma se andiamo in mezzo ai banchi, guardate che è ancora più preoccupante, perché lì le carenze sono, come dire, strutturali, io direi culturali, comportamentali. Ma fra i consiglieri comunali il degrado intellettuale è molto elevato. Vi racconto solo questa scena: un battibecco fra due persone di sinistra, perché sono tutte e due di sinistra, uno di maggioranza e l'altro di opposizione, durante il quale battibecco un consigliere, Conversano, mi pare che si chiami, non ho sicurezza da questo punto di vista, mi hanno detto così, no, io non lo conosco, e faceva segno, guardate la mia mano, così faceva segno. Dall'altra parte, pensate il grado di disorientamento mentale, si diceva: abbassa la mano, fascista. Cioè, uno che fa così è fascista perché fa il saluto fascista. A voi sembra banale? Una nota di colore? No, signori, non è una nota di colore, questi ragionano così. Il vero democratico sta così, chi brazza concerto, come facevano all'asilo, quando andavo io all'asilo, quindi 70 anni fa, ti mettevano braccia concerte e facciamo il gioco del silenzio. E noi stavamo così e zitti, quello era il gioco, lo facevano all'epoca le suore per tenerci fermi a tutti quanti. È la stessa cosa adesso. Se uno nel gesticolare alza una mano, così, fascista, gli risponde fascista, perché il loro ideale è fare finta di essere antifascisti. Dico finta perché se il fascismo non ci sta, come fai a essere antifascista? Oggi è una cosa improponibile, mentre loro vivono l'illusione della perenne rivoluzione antifascista e quindi si illudono, scherzano, giocano così. Quindi fra le uscite estemporanee e sgraziate del nostro presidente, il dibattito che ha questo livello è l'inconscio che fa parlare Pokémon e gli fa dire: faccio io il presidente del consiglio, vecchio desiderio mai realizzato, e noi ci teniamo la nostra di Tommaso. Questo è il consiglio comunale che è andato in scena. E mai come in questa circostanza io mi sono complimentato con me stesso per aver dato all'epoca le dimissioni, che furono motivate dal fatto di favorire l'ingresso di Pasquale Morri in consiglio comunale. Però, francamente, alla mia età, sopportare questo spettacolo sarebbe stato molto, ma molto difficile.
sincero.